e arriva il momento della assegnazione ufficiale della corona civica. Te ec dicente, se tu affermi questo, dicendo tu queste cose, nullo teste de is verbis dissenziente, non essendovi testimone in disaccordo dissenziente de is verbis, riguardo a queste parole, riferito alla testimonianza del centurione, impono coronam civicam, pongo la corona civica super caput, sopra la testa, uic, a costui, cioè cingo la testa di costui con la corona civica, cingo la sua testa con la corona civica. Euge, esultano gli altri soldati, evviva! Siamo a Roma, in una popina, un locale dove si serve da bere. Il pedagogus Sosia è in compagnia di amici che chiedono notizie delle imprese di Cesare in Grecia. Ma Sosia, che è tornato a Roma da poco, non ha assistito di persona al successo del suo dominus di Cesare. Agedum, dic nobis omnia de illo prelio. Forza, agedum, lo sollecitano gli amici. Dic nobis, di a noi, raccontaci omnia tutto de illo prelio, di quella battaglia. Sosia però può riferire solo quello che ha sentito dire. Narrant Cesarem strenue pugna visse. Dicono, raccontano, che Cesare abbia combattuto pugna visse strenue, con coraggio. Et Romani militis vitam ab eo servatam esse. E che da lui, ab eo servatam esse, sia stata salvata vitam, la vita Romani militis, di un soldato romano, e cioè che egli abbia salvato la vita di un soldato romano. Sosia non sa che Cesare ha già ottenuto la corona civica come riconoscimento del suo valore militare, per cui afferma: affermo per certo, dunque sono sicuro, che da Cesare acceptum iri sarà ottenuta la corona civica, ossia che egli, Cesare, otterrà la corona civica. E poi aggiunge: apparet eum magnam famam multo maioribus factis extenturum esse. Appare evidente, è chiaro, che egli, eum, extenturum esse, estenderà la sua grande fama, la sua grande gloria, il suo prestigio militare, multo maioribus factis, con imprese factis molto più importanti.